Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate sul canale di Tenorshare Italia. Oggi vedremo come sbloccare un iPad disabilitato perché abbiamo inserito troppe volte il codice di sblocco sbagliato. Intanto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Cominciamo! Come possiamo vedere, ho bloccato volutamente l'iPad attraverso l'inserimento del codice sbagliato più volte. Quindi ora iPad è disabilitato. Se voglio andare a sbloccarlo per poterlo utilizzare di nuovo, come possiamo vedere qua nelle immagini, liberamente, ho diversi metodi da poter utilizzare. Il primo è For You Key. For You Key è un software che permette di bypassare il blocco dello schermo di iPad. Innanzitutto connettiamo l'iPad al computer o al Mac. Dopodiché cerchiamo di metterlo in modalità di recupero, per esempio nel mio caso tasto volume su, tasto volume giù e teniamo premuto il tasto laterale, ma cambia da iPad a iPad. Poi apriamo For You Key e iniziamo la procedura di sblocco. Facciamo clic su Inizia nella schermata di rimozione del passcode dello schermo e diamo il via allo scaricamento del firmware del nostro iPad. Una volta terminato lo scaricamento del firmware, inizierà il processo di rimozione del blocco. Avremo a disposizione dunque il nostro iPad completamente riconfigurabile come nuovo, che potremo ripristinare poi tramite un backup effettuato con iTunes o in locale sul nostro Mac o sul nostro computer. Come possiamo vedere, una volta configurato tutto quanto, possiamo reimpostare un nuovo codice di sblocco e potremo utilizzare da zero il nostro iPad. Il secondo metodo invece è quello del ripristino tramite iTunes. Andiamo a vedere come funziona. Innanzitutto colleghiamo il nostro iPad al computer o al Mac. Ricordatevi che questa procedura potete farla se avete disattivato l'opzione Trova il mio iPad, quindi dov'è, avete a disposizione l'Apple ID e la vostra password e poi siete già loggati su un altro dispositivo Apple con le vostre credenziali dell'Apple ID. Andiamo a inserire il cavo. E mettiamo iPad di nuovo in modalità di recupero. Anche qui la sequenza varia da iPad a iPad. In questo caso la mia è tasto il volume su, tasto il volume giù e il tasto di accensione. Comparirà questa schermata che sta a indicare che iPad è in modalità di recupero. Ora spostiamoci su iTunes. All'interno della schermata di iTunes facciamo clic su Continua, iniziamo eventualmente la sincronizzazione se ancora non l'abbiamo fatto e facciamo clic su Ripristina iPad. In questo modo andremo a ripristinare e aggiornare il nostro iPad, però mi raccomando, deve essere disattivata l'opzione Dov'è. Ora abbiamo di nuovo il nostro iPad riconfigurabile da zero. Una volta impostata la lingua, la nazione, andiamo a impostare quelle che sono le configurazioni iniziali, come la privacy e il blocco schermo tramite Face ID o codice. Dopodiché saremo in grado di utilizzare nuovamente iPad e ripristinarlo eventualmente tramite un backup effettuato in precedenza con iTunes o altri metodi. Andiamo a vedere l'ultimo sistema per ripristinare iPhone, che è l'applicazione Dov'è, che è un'applicazione presente sia su iPhone che su iPad che su Mac, ma anche tramite il sito iCloud. Quindi facciamo l'accesso ad iCloud, inseriamo la nostra password e il nostro ID Apple, facciamo consenti per consentire al dispositivo di accedere al sito e autorizzare il browser per la navigazione. Quindi facciamo clic su Autorizza. Dopodiché accediamo a Trova iPhone. Non solo saremo in grado di trovare tutti i nostri dispositivi Apple che hanno questa funzionalità attiva, ma anche di ripristinarli e formattarli a distanza. Quindi clicco sul menu dei dispositivi e seleziono in questo caso il mio iPad di Eugenio. Ci clicco sopra. Una volta cliccato sopra, seleziono la voce Inizializza l'iPad. Quindi inizierà la procedura di ripristino dell'iPad a distanza, in modo che se lo smarrissimo o venisse rubato, saremmo in grado di ripristinarlo senza averlo fisicamente fra le mani. Quindi procediamo con le varie autorizzazioni, l'inserimento di eventuali codici di sicurezza e abbiamo eseguito il ripristino. Comparirà quindi una finestra di sistema che ci avviserà che è iniziata l'inizializzazione del nostro iPad, quindi il ripristino. Facciamo clic su OK, proseguiamo. Verrà scritto in rosso inizializzato. In questo momento abbiamo il nostro iPad di nuovo pronto per la configurazione iniziale. Anche in questo caso, durante la configurazione, saremo in grado di ripristinarlo eventualmente tramite un backup.